dopo la presidente della BCE, dopo Ornella Vanoni, dopo Filippa, dopo Rietta Berti, Luciana Littizzetto. Come stai? Scusa il ritardo, ho fatto un po' tardi. Allora, che serata! Ecco, hai visto? Ma quante donne! Hai visto? Ma non ci posso credere! Ma capita, ma non capita. È mai successo in tanti capita, anni di capita. Che tempo che fa? No, non è vero, non dire così. Ma tutte insieme così? Vabbè, ma capita, non è che uno... Noi, no, diciamo una cosa che non ci, di cui non ci si può accusare proprio questa. Ah, allora, comunque tu sei la nostra punta di ci diamante. Ci siamo viste con la Lagarde in camerino. Sapete che è, sapete che è vero? Io gliel'ho anche detto, signor Lagarde, guardi, non me l'aspettavo da lei questa cosa. Ha voluto conoscere Luciana. Credo che sia un caso all'attenzione dell'Europa, ecco. E non so che cosa ti ha detto. No, ma poi molto simpatica, sì. Una donna bella, forte, certo. Temprata dalle intemperie. È stata molto, molto, un faro, molto sembra un faro nella tempesta. Sì, poi io l'ho vista, è molto più alta di me, tanto così, Beh. Così. Sì, sì, è alta. Ma anche sono tre, Christine, Madeleine e Odette. Sì, è vero, è vero. Tutte insieme, sembra l'appello di una scuola di danza dell'Opera di Parigi. Allora gli ho detto subito... Sì? Una domanda che tu non l'hai fatto. Se si può capire cosa farne dell'uno centesimo, due centesimi, cinque centesimi, che ne abbiamo tutti delle manate nelle tu tasche. Chiesto, al presidente della Banca Centrale hai chiesto questo? Eh sì. Tu quello dovevi chiedere, che possiamo fonderle e fare dei pentoloni di rame a casa? Non potevi chiederglielo dopo? Gliel'hai chiesto prima o dopo l'intervista? Prima, naturalmente, perché tanto sapevo che tu non gliel'avresti chiesto. Molto bene. Comunque l'ho vista che firma le banconote, vediamo. Sì, è sì. Fantastica, eh? Tra l'altro, quella banconota lì della Lagarde, se vogliamo vederla, è enorme. Sì. Quindi è falsa, lei sta sì, già ma firmando... Sì, no, ma quello è... vabbè... Niente, non c'è, niente, no. C'è speranza. Notavo anche che Lagarde è veloce, Lagarde, Draghi. Cioè io non, tu anche Fazio potresti, Fazio. Invece Littizzetto non potrei mai fare la presidente della BCE. Ci vuole della carta igienica per me. Bene, allora. Comunque già che ci sono. Già che ci sei. Che ridere, non vi dico cosa mi ha detto Rietta dietro le quinte. Non dirlo, non dirlo, bravo. Me lo dici dopo un'altra volta. Allora, accomodo. Comunque, sì. Dicevo, sì. Già che ci sono, sì. E siamo international, volevo dire due paroline a Gioacchino. Rossini, chi è Gioacchino? Joachim Sauer, il marito della Merkel. Ah, sì, scusa. Che è a Torino. Sì, sì, sì. Ma non per giocare con Sinner a tennis. Domani a Torino arriva la signora Lagarde, il presidente della, esatto, Banca Centrale. Così a Torino. Torino, vedi, di nuovo. Così. Capitale. Comunque, è a Torino, perché è stato eletto... No, aspetta, vedo una fotografia terribile. No, non posso. No. Io no, e Cristina Odette Madeleine. Mettete a letto i bambini. Allora, mandiamo la foto, ce l'abbiamo? No, ma perché tutti ti stavano pettinando quei quattro peli che hai? Sì. E quindi mi hanno messo un sacco di tempo. Vabbè, ma tu non e la Lagarde, guarda, ecco. È vero, si sono incontrati. Tra l'altro il camerino della Lagarde, una meraviglia, il mio, lasciamo stare. Comunque dicevo che volevo lanciare un messaggio appunto a Gioacchino, sì. Il marito della Merkel, che è a Torino, sì. Perché è stato eletto socio dell'Accademia delle Scienze, sì. Che è il club massimo dei cervelloni, cioè un posto dove per entrare non ti misurano la temperatura, ti misurano la quantità di neuroni, se sì. Ne hai pochi non ti fanno entrare. Bene. Bene, comunque lui è intervistato su Torino. Io ti prego di essere... Perché devi... Hai chiamato la Merkel? Cauta quando parli, sì, cauta. Perché deve venire la Merkel. Tu sì, cauta. Allora, no, volevo dire questo. Sì. Fanno l'intervista a Gioacchino che dice sì, e vengo a Torino, ma piove sempre. Mi hanno detto che è una gran bella città, ma piove sempre. No. Gioacchino? Non fare quel gesto che... Se... Gioacchino? No, anche meno. Anche meno, basta le piume. Vabbè, però è vero che piove spesso. No, non è vero, cioè piove come in tutta Italia, è autunno Gioacchino, anzi inverno, sì. E piove. Piove. Cielo grigio, tempo brutto, piove dappertutto. Sì, vedi la saggezza? No, poi... Sì. Capisco venisse dalle Hawaii, capisci? Allora ci sta. Sì. No, venisse dalla Costa Azzurra, gli darei ragione. Sì, ma viene da Brandeburgo. Sì, dove...
che non è nota per il sole. Main Schatz, sì, che sì, vuol dire Schatz, sì, vuol dire tesoro, tesoro in tedesco. Sì, sì. Andiamo avanti. No, perché io di tedesco non so tantissimo. Sì, vai avanti. Però Schatz l'ho imparato. Sì, Schatz, Jägermeister, sì, delicatezze. E beh, sai tutto. Würster, sai tutto. Puoi dire, sì. E quindi niente. No, dicevo che Brandeburgo è, cioè, tipo, è così grigia che in confronto Cuneo e Lanzarote. A parte Cuneo è una città bellissima. Si sta da Dio. Cuneo, appunto, sto dicendo anche Monza, Soprana è, Frabosa Soprana è in provincia di Cuneo, dove tu prenderai il premio simpatia. Ah, tra l'altro? Beh, mi sto adoperando. Ah, bene, bene, quindi, grazie. Quindi, comunque, no, volevo dire non che non creiamo altri incidenti. Ma no, ma figurati, con Cuneo perché li conosco, cioè è roba mia. No, dicevo che Brandeburgo, Brandeburgo, la gente vive nei cappotti, come le lumache nel guscio. Poi è stato anche a Berlino, fra la crioterapia quando vai a fare la spesa. Oddio, quindi era solo per mettere puntini sulle i. Puntiniamo i puntini all'infinito. Quindi Gioacchino, tu sei un chimico quantistico eccellente, ma devi stare oltremodo calmo. Va bene, okay? Perfetto, va bene. Perché Torino è un'ostrica di splendida bellezza, con una perla interna di rara lucentezza. Tezza, eccola qui, la perlina. Anche vieni, mangi gli agnolotti, i torcetti, grissini. Quindi Angela, vieni, sappi, ecco che, insomma, digli due parole. No, perché è vero che magari piove, però noi siamo caglienti come italiani. Sì. Anche noi come dipendenti della RAI. Non so se hai sentito che hanno trovato un paio di mutandine da donna di pizzo nei corridoi della RAI. Ma, tu, ma cosa dici? Nel corridoio così, abbandonato. Ma chi te l'ha detto? Ma come ti l'ha... L'ho visto la foto, mandiamo la foto, guarda che schifo. Nei corridoi della RAI hanno trovato le mutandine. Guarda, lui ma non sa niente. Ma che ne sai che un corridoio della RAI è quello? Ma no, l'ho letto su Dacospia, l'hanno trovato nei corridoi della RAI. Allora, intanto non sono mie, volevo dire. Non sono mie perché io non le metto. E neanche mie. Perché mi dà fastidio, mi prude e le metto solo in casi eccezionali. Vabbè, grazie. Non sono neanche mie. Quando vado a fare l'ecografia. Non sono neanche mie, se no te lo direi. Allora, no, le sue non lo sono perché lui mette, io l'ho visto, mette quei boxer di cotone a righe, una tristezza. Come devo una tristezza. Cosa devo mettere? Le angurie? Che devo mettere? Scusa. No, ma capito, ma Filippa sono mica tue. No. Controlla se le hai. Ma scusa, scusa Filippa. Allora, ma dove le hanno trovate? A Saxa Rubra. E allora non siamo noi, siamo a Milano. Che si chiamerà Sexy Rubra, no? Sì, ho capito, ma non c'è mai stato nella mia vita, io penso. Fuertes, l'amministratore delegato. Sì. Dottor Fuertes. Carlo Fuertes. Che ci vede sempre, quindi quando parli. Carlo Fuertes adesso è nel pieno della bufera. Non credo che quello sia. Questa patata bollente. Battuta strepitosa. Non credo sia la sua preoccupazione. In questo momento non neanch'io. Qualcosa mi dice di no. Comunque, Luciana, però praticamente assolutamente. Allora no, ma la cosa che fa più ridere di tutte è che non l'hanno trovata nei corridoi dell'intrattenimento, l'hanno trovata nei corridoi dei giornalisti che si intrattengono in un altro modo. Va bene, comunque, ma adesso non... No, a meno che ti risulta che con questo nuovo digitale terrestre sia nata una nuova rete. Rai culo, per dire. Ma è pazza. Ma potrebbe essere. No, comunque, allora, adesso volevo dire a Fuertes che le indagini devono seguire dei binari chiari e ben stabiliti. Vabbè, se ha bisogno, cioè, si va per esclusione. Se ha bisogno ti chiama, guarda. No, allora, intanto bisogna capire la taglia, perché gli slip, le mutandine dell'Avenir sono diverse da quelle della Guaccero. Sì. Così. Sì. E poi bisogna trovare, cioè usare il metodo Cenerentola, cioè si fa provare a ciascuno, maschi e femmine, ma come? Cioè da Memo Remigi a Imma Tataranni, escludo che cioè, siano di si Memo. Apre tutto il potrebbe essere anche Marzullo, secondo me. Glielo chiediamo dopo quando arriva. No, perché se uno si mette quelle camicie lì, cioè è anche capace che si mette le mutandine di pizzo, che c'ha uno stacco di coscia. Va bene, le indagini continuano. A meno che non fiction. Siano di Belen. Luciana, però. Sai che lei non transita tanto alla RAI, però appunto, questa settimana ha pubblicato una foto su Instagram dove è in piena nudité. Nuda e cruda. Vediamo. No, vediamo. Vediamola. Ma ecco qua. Vedi? Lei ogni tanto sgancia ste bombe che ci lascia tutti senza fiato, soprattutto noi donne che poi ci mettiamo davanti allo specchio e ci sputiamo dopo quelle foto lì. Ecco.
Quindi, perché ci sono tanti tipi di bellezza, la bellezza giunonica, la bellezza efebica, la bellezza acqua e sapone, lei la bellezza figa e basta. Sì, la bellezza è basta. Figa e niente. Sì. Tra l'altro, Gioacchino, volevo dirti che... Va bene. Piove e lei va bene. Senza niente avrà le valvole a 5. Basta con la pioggia. Allora. Greta. Vai avanti. Comunque, lei pubblica sta foto, no? Dove è divina e plebea contemporaneamente, cioè tutta rampe, curva e svincoli e rotonde francesi, e il web su cosa si scatena? Per cosa impazzisce? Non ne ho idea, i capelli. Per il pollice, perché dicono che ha il pollice lunghissimo. In effetti ha il pollice lunghissimo. Però io dico, ma capisci che la specie umana si deve estinguere? Cioè, se tu davanti ti trovi sto ettare di fata pazzesca, sto bignami di cellule ben organizzate, sta Venere di Milo a cui sono ricresciute le braccia, tu vai a vedere il pollice che è lungo. Sì, però è lungo. E in effetti è lunghissimo. Sì, in effetti è lungo. Però ho pensato, c'è magari qualcuno che ha l'alluce valgo e lei ha il pollice lungo. Sì, vabbè, comunque, come dici tu, non mi soffermerei sul dettaglio. No, però in natura succede. Per esempio, Nosferatu, vediamo. Che c'entra Nosferatu? Nosferatu, anche lui... Guarda che pollici lunghi che aveva. Però è molto diverso. Molto diverso, la faccia non le somiglia, però vedi qua sta dicendo, vi faccio un mazzo così. Sì, sì, sì. Vedi che ce l'ha lungo come uno zitto. Sì, sì, sì. E anche il gibbone in natura, vediamo il gibbone, ha un pollice lunghissimo anche lui. Ma quello vedi? È fatto così, il gibbone è fatto come così. Una... No, Belen è meno pelosa, certo, però... Sì, decisamente, insomma, sì. Ecco. Comunque, insomma... No, perché hanno detto che ha fatto un ritocco di Photoshop, ma secondo me sono le male lingue. Ah, certo. Ma secondo me, se una magari si rifà le tette, l'altra si rifà le labbra, lei si è rifatta il pollice. Cosa vuoi che escluderei. Che è anche comodo, perché se ti cade il tappo del dentifricio nel lavandino, puoi tirarlo su con una certa facilità. Una gran comodità. Se invece è naturale, allora lì è un problema, perché potrebbe essere anche la farfallina vera e non un tatuaggio. Quindi Belen potrebbe essere un essere alieno composto da un pollice lunghissimo, Belen e una farfallina dotata di intelligenza. Perfetto, va bene. E allora ho pensato, di chi sarà parente? Ancora. E mi è venuto da pensare, sai a chi? No. Sai di chi sarà parente? No. Di lui, di De Luca, perché vedi che anche lui ha lo stesso pollice opponibile. Non mi riesce. Ma tantissimo, eh. Lui sai che è proprio è flessibile, è un gancio per appendere gli accappatoi in bagno. Sì. No, secondo magari me magari in televisione sembra più alto il pollice. No, in televisione sembrate più alto. No, ma guarda che ma poi così proprio. Sì. No, ma pensa che è comodo anche fare l'autostop, un attimo. Sì, sì, sì. No, ma poi a me fa ridere perché secondo me si incastra anche quando si mette i maglioni. E non escludo che quando è stato partorito e poi si sia incastrato. Sì, va bene. Con i due. Non andiamo indietro nel tempo. Se allora. Tu schiacci il citofono lo disossi, eh. Oh, mamma mia. Speriamo che lui e Belen abbiano il pollice verde, ecco. Perché speriamo. Ti riforestero il deserto del Gobi in 3 settimane. Benissimo, andiamo avanti. Comunque è una settimana dove le donne sono insomma protagoniste, come questa ragazza TikToker americana che ha vissuto un'esperienza molto particolare. Ingoia Arpod al posto delle compresse di ibuprofene, continuava a funzionare nello stomaco. Allora, praticamente è successo come questo. Come ha fatto? Allora, dunque, questa ragazza che si chiama Carly... Sai che tu insegni tante cose. Davvero? Sì, sì, sì. Sì. Sono una divulgatrice, guarda senza, come divulgo io. Sì. Allora, ti spiego com'è andata. La Carly si sentiva qualche linea di febbre. Sì. No, ha detto avrò un po' di influenza. Sì. Un po' di influencer. E così cosa ha fatto? Ha detto magari... Poi se la prende con le mie... Che loro ridono. Allora ha detto magari mi prendo un brufen, perché l'ibuprofene è tipo brufen. Sì, no? Ho capito, Luciano. Allora mi prendo un brufen. Sì. Solo che in quel momento lì stava anche sentendo la musica, in una mano aveva il brufen, nell'altra le cuffiette, quelle senza filo. E cosa ha fatto? Si è messo il brufen nelle orecchie e ha tirato giù la cuffietta, capisci? E solo che dal brufen non passava la musica, ma rimbombava nel piloro, capisci? E quindi si è spaventata da morire. E meno male che non è stato un problema di supposta, perché
che mettersi la supposta lì e la cuffietta. Tocca dire la verità, che sti appello li fanno piccolissimi. Ma le orecchie devono entrare nelle orecchie. Capito, ma delle orecchie già come Berlusconi li perdi. Vabbè, ma però, non trovi mai più. Le nostre sono orecchie sono più piccole. Ma sono enormi. Vabbè, adesso. Cioè, sono enormi le orecchie, sono sì, piccolissime. Ho capito, vabbè. Sono grosse come delle cimici. Quindi, per fortuna sono bianche e non sono verdi, perché sennò ogni due per tre la gente le schiaccerebbe e direbbe, ma che strano, quindi se cimice non puzza. Okay, qui si è mangiata si è mangiata il coso, che continuava a registrare i succhi gastrici del suo stomaco, sì. Capito? E quindi non, no, perché altra considerazione da sì. Divulgatrice, perché ste pastiglie adesso le fanno sempre più grosse. Il Brufen è lungo così, sembra un bottone da cappotto, ci vuole una gola, sì. la gola di Verdun, le gole di Verdun. Ah, sì, sì, sì. E no, perché sud della Francia. Esatto, non riesce a inghiottirle, sì. E anche gli antibiotici, a volte sono lunghi come delle fiche della roulette. Sì. No, e quindi poi non avendo il filo non poteva neanche tirarle su, sì. Così. Perché ti appassiona una cosa di no, cui... No, perché è una cosa pazzesca. Allora ha chiesto a tutto il suo pubblico come doveva fare, chi diceva fai così, fai così. Insomma, tanta gente ha il suo tempo libero di dare consigli. Ma lei piangeva. Ho capito, mi dispiace. Comunque, fatto sta che ha mangiato per un po' e poi in tre ore... L'aveva già espulsa. Pensa che per i salsi che ci aveva. Adesso faremo un Natale migliore. Andiamo avanti. E allora volevo dire a Carlì. Sì. Cioè, la prossima volta non mettere il ferro da siro rovente nel comodino, perché è un attimo che lo usi da cordless. Sì, 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 sì. Perfetto. Allora, e invece questa settimana. Sì, hai una letterina? No. C'è stato. Il 25 novembre è stata la giornata. Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che secondo me è una dicitura molto bella. Le belle cose che ha detto il presidente, sì, Lagarde, la presidente Lagarde. Ma ci siamo parlate anche di quello nel camerino, perché abbiamo parlato anche di cose serie. E no, dicevo che eliminazione è una parola bellissima, perché vuol dire proprio estirpare, togliere dalla radice, far fuori, non vedere mai più, come... Ah, certo. Come se fosse, non so, l'olio di palma dalle merendine o i glifosati dalle coltivazioni. Comunque la ministra Bonetti ha parlato di questo argomento alla Camera lunedì e ha fatto un errore madornale, perché l'ha fatto di lunedì. Quindi su 630 deputati ce n'erano solo 8. Vediamo, ecco qua. Sì, l'immagine 8. Devo dire è abbastanza desolante. 8, sì. Uno più dei nani, sì. Pensa. 8 come le gastriti che sono venuti a me a vedere questo emiciclo vuoto. E lei diceva, questo Parlamento è trasversalmente e profondamente impegnato davanti a 8 persone. Ma profondamente di che? Cioè, o questi 8 erano degli Avengers o profondamente una mazza, ecco. No, io mi auguro solo, spero che non succeda mai che scoppi una guerra, ma dovesse succedere una guerra e scoppiare una guerra, che non scoppi di lunedì! Perché loro sono lì dal martedì al giovedì pomeriggio, quindi non possono fare una mozione di guerra al lunedì. Ecco. Quindi ho scritto una letterina allo Stato. Vabbè, questo vedi però aiuta a sperare che non ci sarà mai una guerra. Ecco, ecco. Esatto, esatto, questo ce lo auguriamo tutti, che ci manca anche quello. Allora, la letterina, tu sai che il tema delle donne è un tema che mi sta a cuore da tanto certo, tempo, però ascolto. Oggi volevo parlare di una cosa in specifico. Ti ascoltiamo. Allora, caro Stato, non gassoso, non interessante, ma Stato dei diritti, dove è diritto di ciascuno sentirsi protetti. E per copia conoscenza ai 622 deputati e deputate che lunedì non erano presenti al discorso della ministra Bonetti. Caro Stato, tu fai cose bellissime come la campagna di vaccinazione, i bonus bebè, i posti auto per i disabili, i calendari dei carabinieri, ma c'è una cosa su cui dovresti impegnarti di più. Sai quante sono le donne in Italia? Il 51,3%, e tante, tantissime di loro ogni giorno sono picchiate, minacciate, calpestate e spesso uccise da un compagno o un marito violento. Si chiama femminicidio. E il femminicidio, caro Stato, non è quasi mai un evento imprevedibile. Per questo le donne, quando denunciano, devono essere credute e protette da subito, perché mentre la giustizia è lenta, la violenza è molto, molto veloce. Le donne possono fare il primo passo denunciando, ma poi non puoi dare a loro la responsabilità di salvarsi. Sei tu che lo devi fare, Stato mio. Sono 109 le donne uccise fino ad oggi, praticamente più o meno come la platea di persone che ho davanti questa sera. Fanno qualcosa come una donna uccisa ogni 3 giorni.
l'8% in più rispetto al 2020. Di queste donne, 93 sono state uccise in ambito familiare o affettivo. Questo significa che il mostro non è là fuori, ma è in casa. Però poi sono le donne che, dopo aver denunciato, devono nascondersi, scappare, andare nelle case rifugio, frequentare i centri antiviolenza, che Dio li benedica e lo Stato li sostenga, cambiare identità e città. Ma perché? Perché a pagare una doppia pena è sempre la vittima e mai il carnefice? Dovrebbero essere gli uomini violenti ad andare in un centro antiviolenza. Sei violento e noi ti insegniamo a non esserlo più, ma in un posto chiuso dove resti finché non impari. Scusa, ma se c'è un leone libero in città, scappato dallo zoo, chi mettono in gabbia appena possibile? Il leone o i cittadini che sono in pericolo? Non è logico. E caro Stato, non bastano le misure intermedie, tipo il divieto di avvicinamento. Ma cosa vuoi che gliene freghi ad un pazzo violento che vuole a tutti i costi ucciderti il divieto di avvicinamento? Cosa pensi che faccia? Che vada in giro col metro a calcolare la distanza come un geometra del catasto? Non ci deve poter arrivare a quella casa lì, altrimenti a me, donna, passa la voglia di denunciare. Lo capisci? Dovete mettervi intorno ad un tavolo e trovare nuove strade. Perché ora, in quella zona grigia tra la denuncia e la condanna, i violenti compiono massacri, uccidono le donne, pure i figli e famiglie intere. Quindi ti prego, Stato, appena la donna denuncia, il compagno violento deve essere messo in galera o in uno spazio nuovo che ci inventiamo apposta, una comunità di recupero, un centro di accoglienza, un luogo controllato che gli impedisca di nuocere. Però bisogna toglierli dalla circolazione subito, perché sono criminali, persone che non possono vivere in mezzo agli altri come se avessero preso una multa per divieto di sosta. Oppure dobbiamo realizzare dei programmi di protezione rigorosi. Tu, Stato, lo fai per i mafiosi che decidono di collaborare, fallo anche per le donne. È impossibile? Allora metti alle donne minacciate una guardia del corpo, subito, oltre al bonus bici, al bonus terme, un bonus bodyguard che piantona la casa, difende e protegge. I politici ne hanno 3 o 4 a testa e le donne minacciate di morte no. Perché no? Ci sono guardie persino davanti a Zara, dove non ho mai visto nessuno alzare le mani se non per arraffare un golfino in saldo. Togli qualche buttafuori dal tappeto, non lo so. Dici che non ci sono le forze? Troviamole, stanziamo dei soldi, formiamo delle persone che possono fare questo nuovo mestiere. Ci siamo inventati il Green Pass che ci invidiano in tutto il mondo e presto anche il Super Green Pass. Perché non inventiamo anche un No Pass Pass in carne ed ossa? Un No Pass grande e grosso. Hai 365 giorni per combinare qualcosa, caro Stato, ma devi farlo con la stessa velocità con cui mandi le cartelle esattoriali, perché sappiamo bene che quando vuoi il culo lo muovi. Il rosso è il colore delle vittime delle violenze. Ecco, caro Stato, vogliamo che tra un anno il rosso torni ad essere solo qualcosa di bello, il colore delle fragole, delle ciliegie e dei vestiti da donna di Valentino. Luciana Littizzetto, vieni Lucianina, bravissima, bravissima. Bravissimo. Ah, e questo è il numero. 1522. Grazie.